Aveva un nome lungo, complicato per i titolisti, per i cori da stadio. Inevitabile accorciarlo. Agostino Di Bartolomei diventò Ago o Diba, in fondo più in linea con la sua indole, lo stile asciutto, con questo modo ermetico di relazionarsi col mondo. Aveva soprattutto grandissimo talento per il gioco, per il comando. Aveva polso e lancio lungo, equilibrio e dinamite nei piedi. È stato, con Lidl e Falcao, il cervello, il capitano della Roma scudettata dell'83, che l'anno seguente sarebbe inciampata nella mala sorte nella finale di Coppa dei Campioni. Ma era uomo Di Bartolomei anche di rara, rarissima sensibilità, il profilo basso, l'anima blindata in un pugno, lo sguardo sempre oltre, oppure rivolto su di sé, dentro di sé, a investigare di continuo attorno alle proprie tante inquietudini. Un'avventura umana, sportiva, la sua, avvincente, tormentata, istruttiva come poche altre, come del resto la missione di Ago, la difesa sentimentale del gioco, della sua essenza, e con quel drammatico epilogo a imporre tante riflessioni anche a distanza di decenni dal suo distacco.